Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È gratificante arrivare in qualsiasi luogo, essere accolti con un sorriso da qualcuno che ci viene incontro, pronuncia il nostro nome, ci porge la mano. Abbiamo mai provato a immaginare Gesù Cristo che pronuncia il nostro nome? Il suo sorriso di soddisfazione nel vederci arrivare la domenica all'Eucarestia. Oso pensare che non sono suggestioni da bambini queste, ma semplicemente la conclusione che traiamo dalle sue parole. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Gesù Cristo non è un leader, è un salvatore. Ecco ciò che il Vangelo di questa domenica afferma con chiarezza. I leader sanno accendere gli animi, sanno entusiasmare i cuori, ma pongono anche condizioni. Chiedono fedeltà, dedizione, anche sacrificio. Gesù Cristo non comincia col chiedere, ma col dare. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Ed è talmente preoccupato di prendere le distanze da ogni leader che ribadisce questa idea. Io offro la mia vita per le pecore, nessuno me la toglie, sono io che la offro, da me stesso. Qui non è il gregge che dà da vivere al pastore, è il pastore, il buon pastore, che dà la vita per il suo gregge. Poi parla di potere. A questo mondo il potere consiste nell'avere il coltello per il manico, quindi potere di fare l'alto e il basso. Gesù ha inaugurato un potere di tutt'altro genere, quello di sacrificare se stessi per gli altri, e non da vittime, ma da protagonisti. Io ho il potere di dare la mia vita, afferma. Un potere che è più forte anche della morte. Io ho il potere di dare la mia vita e di riprenderla. Imparare da Gesù a esercitare un tale potere nella vita equivale a fare di questa una vocazione, o meglio, la risposta a una vocazione. È la giornata mondiale delle vocazioni, la prossima domenica. Con ciò si intende di solito una scelta per la vita religiosa, sacerdotale, missionaria. Non perché solo queste siano vocazioni degne di tale nome, ma perché se vengono a mancare queste, è probabile che anche le altre, come quella degli sposi, degli educatori, calino di tono, finiscano svalutate. Oggi tra noi sono in calo le vocazioni dei consacrati. Forse la ragione sta nel venir meno della generosità. È tutta la nostra cultura odierna che sta diventando sterile in fatto di generosità. Ma per quanto arido e secco sia un deserto, Dio può far scaturire sorgenti anche nel deserto. Se la pioggia di primavera può far rifiorire la nostra antica terra, perché Dio non potrebbe fare altrettanto con noi? Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.